Siamo alla Cartiera e siamo alla presentazione del libro di Dario Sannataro e Giampaolo Materazzo, i campioni che hanno fatto grande il Napoli. Qui siamo in compagnia del collega Gianluca Gifuni, che salutiamo. Buonasera a tutti, è una bella serata dedicata alla storia del Napoli, quindi sarà lo spunto ovviamente per trattare anche il momento attuale del Napoli di Sarri, per parlare di Higuaín, di Hamsik, di De Laurentiis, della campagna acquisti che è stata insufficiente o quantomeno incompleta, di un punto in due partite e di quello che potrà essere il Napoli nei prossimi sette giorni, a cominciare dalla trasferta di Empoli, dove l'obbligo è vincere, perché l'unica medicina per risolvere le delusioni, per risolvere i problemi, è il campo. Quindi la vittoria non si scappa, non c'è alternativa. Gianluca, però tra i tanti campioni, fatta eccezione del più grande, lì non c'è storia, parliamo di Diego Armando Maradona, qual è il calciatore che più in assoluto ti è rimasto nel cuore, o magari, perché no, può essere qualcuno di oggi, ecco, della rosa attuale del Napoli? Careca. Careca è il giocatore che mi ha emozionato di più, ero ragazzino e ricordo dei suoi gol incredibili, delle cavalcate, dei tiri da lontano dopo aver superato mezza difesa. Insomma, Careca è certamente l'icona del Napoli dopo Maradona per quanto riguarda i miei ricordi e la mia storia con il Napoli. Tra i più recenti, più Cavani che Higuaín, sempre per le emozioni, non sto dicendo che Cavani era più forte di Higuaín, ma Cavani mi emozionava molto per il gioco e per i gol che ha segnato. Noi eravamo seduti vicini nella tribuna stampa in occasione di Napoli-Sampdoria, quella gara è terminata 2-2, ecco, il Napoli l'ha gettata via, possiamo dirla tutta, però è un Napoli che in un certo senso fa preoccupare, soprattutto per quanto concerne la tenuta fisica, perché a differenza di Sassuolo e della gara con Sassuolo, diciamo lì 18-20 minuti di Napoli a buon ritmo, con la Sampdoria invece un tempo, poi il crollo. Sì, però la tenuta fisica che preoccupa fino a un certo punto, perché può essere recuperata, nel senso che poi tra un po' il Napoli acquisterà i 90 minuti nelle gambe, nella rosa al completo, più o meno. Quello che preoccupa invece dal punto di vista strutturale è la difesa, la caratteristica dei difensori del Napoli, che sono piuttosto lontane da quelle che richiederebbe invece o richiede il tipo di gioco che vuole Sarri.